benvenuti a tutti. Ci attende una grande partita. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. Roma e Brindisi. Sono Fabio Caressa, qui accanto a me Luca Marchegiani. Tutto pronto? Non vediamo l'ora di raccontarvi le emozioni di questa gara. Ciao Fabio, io sono pronto. Tu sei pronto? E a casa? E potete vedere lo schieramento delle due squadre in campo. E si comincia. Luca, chi pensi possa essere il giocatore decisivo oggi? Io scelgo il belga Nainggolan. Lo chiamano il ninja per i suoi lineamenti orientali ed è un calciatore molto interessante. È un centrocampista bravo in entrambe le fasi, proprio per l'aggressività con cui interpreta le partite. In fase difensiva pressa sempre con grande costanza e recupera tanti palloni. In fase offensiva arriva al tiro con grande pericolosità, frutto di inserimenti fatti sempre con i tempi giusti e con grande intensità. Eh sì, è un giocatore sicuramente in grado di decidere le sorti della partita. Lorenzi spazza via senza pensarci due volte, allarga sulla fascia, se ne va Santana con il cross, palla di nuovo sotto il loro controllo, sulla destra, qui può partire il contropiede, ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Magari avrebbe potuto creare soluzioni alternative. L'azione è sfumata così. E passa! Prova a passare con un pallone profondo. Si libera la grande! Safir Taider, Ibrahimovic, c'è la palla lunga in avanti, Strootman la mette sulla sinistra, Perotti, sono alla ricerca di uno spunto per far male agli avversari, incornata e il portiere respinge. Occasione fallita, è stato sfortunato qui. Bravo, qui il giudice di gara ha lasciato che l'azione seguisse il suo corso, ma ora arriva puntuale l'ammonizione. Bell'intervento del portiere.
Safir Taider cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia, non ha esitato a farsi sotto e ha avuto la meglio. Santana con il fallo e l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Si chiude così il primo tempo. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti, si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. 0-0 alla fine della prima frazione, speriamo ovviamente che il secondo tempo ci possa regalare emozioni e gol e che così il risultato si sblocchi. Si riprende con il secondo tempo. La partita riprende dopo lo 0-0 del primo tempo. Cerca la profondità, sulla fascia. Prova ad andare via con eleganza. Da lì può crossare. Elegante. Prova la conclusione. E hanno sfiorato il gol. Davvero di poco. Qui la palla ha proprio sfiorato lo specchio della porta. Ibrahimovic riconquista la palla. Ibrahimovic qui deve tirare. Ha perso un pallone sanguinoso, per poco non pagavano con il gol. È stato bravissimo a sfruttare la situazione. Questo significa essere presenti in campo. Juan Jesus, Perotti, ha spazio sulla fascia, intervento scorretto, sanzionato dall'arbitro, occhio al tiro, il portiere si oppone, a quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Battuta lunga, è scattato con un tempismo perfetto. Due sostituzioni, rapida successione. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Sembra che l'allenatore abbia scelto la marcatura uomo per gli elementi più pericolosi. In ogni partita c'è sempre uno a cui non devi concedere né spazio né tempo quando ha la palla. Marcarlo a uomo è uno dei modi per farlo. Dybala. Stanno giocando bene adesso. È il tempo che sta per scadere. Strootman è l'autore del fallo. De Rossi. El Shaarawy. La Roma cerca disperatamente. Occhio al tiro. Bella. Attenzione alla respinta. E non trova la porta davvero per pochi centimetri. Ci è andato molto, molto vicino. Un'ottima conclusione.
Casemiro. Paulo Dybala. Può andare! Santana! Gol! Rete importantissima! Sembrava un pareggio annunciato, invece hanno colpito all'ultimo istante. Conclusione potentissima e portiere battuto. Grande coordinazione e potenza, davvero un capolavoro. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Può essere il gol. E l'arbitro dice che può bastare. Una gara vincente. La vittoria poteva andare da una parte o dall'altra. L'ha decisa. Un solo gol. Un finale in cui è successo di tutto. E sono stati proprio gli ultimi minuti a determinare la vittoria. Hanno dato fondo a tutto quello che gli era rimasto nelle gambe. A volte, quando talento e qualità non bastano, si fa risultato con grinta e caparbietà. Oggi è stato così. È tutto.